Il bellissimo racconto di Luca, capitolo 24, dei due discepoli di Emmaus, si svolge verso la sera del giorno della resurrezione, il primo dopo il sabato, prima che gli apostoli ricevessero la visita di Gesù risorto nel cenacolo. Anzi, quando loro ritornano, fanno 11 km andata e 11 di ritorno, quindi viaggiano nella notte, o quasi nella notte, e quando arrivano al cenacolo scoprono che Gesù era appena apparso anche agli 11, agli apostoli. E quindi si confermano i due racconti della visione del risorto lungo la via e poi di aver cenato con lui a Emmaus, con Gesù che entra a porte chiuse subito dopo e mangia qualcosa anche con loro. Cosa avete? Avete qualcosa da mangiare? Avevano degli avanzi di pesce con del pane e via, no? E si conferma così anche il racconto delle donne che invece al mattino, sul far dell'alba, trovano la tomba vuota, ma l'angelo, gli angeli, che dicono non è qui, è risorto, andate a dire ai discepoli che vi attende in Galilea. Le donne scendono e quando sono per strada Gesù appare loro. E quando dunque arrivano ai discepoli dicono non abbiamo visto la tomba, abbiamo visto la tomba vuota, non abbiamo visto Gesù, abbiamo avuto la visione di angeli, ci hanno detto questo e poi è apparso il risorto. Ma gli apostoli non credono. Intanto c'è l'episodio di Maddalena che va un po' per conto suo e non lo riconosce neanche lei, lo incontra lì nel giardino dove era stato sepolto. Rabbuni, maestro, si riconoscono, no? Devo salire al padre. E anch'ella va dai discepoli e dice: l'ho visto, incontrato, è risorto. Gli apostoli non credono. Finalmente hanno l'apparizione di Gesù e la conferma della stessa apparizione con questi due discepoli, chiamati di Emmaus perché erano diretti a Emmaus. Tutto questo accade il primo giorno dopo il sabato, che dall'epoca noi chiamiamo domenica, cioè giorno del Signore perché risorge. Mi colpisce sempre, ci sono particolari bellissimi in questo racconto. C'è una cosa che mi ha colpito perché dice che quando Gesù li incrocia e loro non lo riconoscono, avevano il volto triste. E perché avevano il volto triste? Perché c'era tutta la delusione, non solo del Gesù che era morto in quel modo orribile, ma di quel carico di aspettative che avevano del Salvatore del mondo che doveva venire. E invece sembrano non aver risolto nulla. E qui parte tutto il racconto. Gesù dà un messaggio che poi conferma anche ad altri. Il messaggio lo dà anche agli apostoli, che vengono rimproverati perché non credono alle scritture. Badate bene, Gesù aveva detto per 3 volte, sarò crocifisso, morirò e risorgerò il terzo giorno, 3 volte. Ma gli apostoli avevano come un rifiuto, quindi una chiusura della mente a recepire questa cosa, quindi, come dire, non entra, non rimbalza. Ma Gesù non dice come vi avevo detto, dice come dicono le scritture. E questo è fondamentale per loro, ma è fondamentale anche per noi. Perché il Cristo non è un personaggio che viene fuori nella storia, dice di se stesso qualcosa, fa delle cose e tutti lo seguono, so com'è, un santone o chissà che cosa, no? Gesù è il punto di arrivo di un percorso lungo quasi 2000 anni di profezie. È quello che è il compimento di una serie di profezie che non vengono fatte da una sola persona, ma da un certo numero di persone
che confermano con parole diverse e aggiustano sempre più il tiro, diciamo così, sulla figura di questo Messia, l'unto di Dio che deve venire, e con una concordanza spaventosa, non costruita umanamente, perché la Bibbia non è stata scritta tutta in un colpo. Tutti i libri profetici sono la storia del popolo di Israele che prefigurano il Cristo. Poi ci sono le profezie dei profeti che parlano del Messia e chi ne parla a tutto tondo è, sappiamo, Isaia. E questo Messia che cosa deve fare? E anche come deve morire, ma anche che deve risorgere, che deve regnare per sempre e quindi entra nell'immortalità. No? È il profeta Davide che lo dice nei Salmi. Allora Gesù è il frutto maturo di un percorso, di un popolo che è stato edotto da Dio con la sua parola e al tempo stesso la loro storia diventa profezia di quello che doveva essere Gesù in pienezza. Così abbiamo le grandi figure come Mosè, che è un uomo ma rappresenta la guida spirituale, colui che riceve i comandamenti, che guida il popolo alla liberazione, tutta l'esperienza della Pasqua ebraica, è tutto un segno profetico che anticipa per far comprendere quello che Gesù vuol far poi comprendere. Quindi la figura di Gesù come esistente, le sue parole, le sue opere, il suo insegnamento è già tutto contenuto nell'Antico Testamento, ma si compie, si spiega e si comprende con il Cristo stesso. Ecco perché Gesù insiste, lenti e tardi di cuore. Non dice a credermi, a non aver compreso le scritture. E quando cammina per questi 11, un tratto di questi 11 chilometri verso Emmaus, Gesù, che sembrava essere quello che non sapeva nulla dei fatti, e loro glieli fanno in breve, comincia a dire: no, era scritto che il Cristo doveva morire e risorgere, e comincia a spiegare tutte le scritture, e quello che produce nei due discepoli è un fenomeno anche fisico. È quello si chiama del cuore ardente. È un fenomeno mistico che è accaduto anche da altri santi, mistici, ci sono persone che hanno questa esperienza, proprio il cuore che si infuoca. Ci sono sante e santi mistici che hanno poi dopo subito delle visite mediche, avevano come delle ustioni qua dove c'è il cuore, nella zona del petto, così. E questo perché ciò che è umano materiale ha un effetto che proviene dallo spirito, che si incendia di amore, ma c'è anche un effetto fisico. È come quando noi proviamo un sentimento e vi nacque un batticuore, una paura, o il bene, quello che è, no? C'è un effetto fisico. Questo effetto fisico è spirituale, ma viene dallo spirito, ma ha un effetto materiale anche così. E loro ricordo, non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture. E questo è importante per capire che loro avevano una conferma che la comprensione di quella scrittura non è solamente intellettuale, sì, ho capito cosa c'è scritto, ma c'è un effetto che tocca il cuore, che è il luogo fisico, ma anche il luogo spirituale. Cuore, anima, sono sinonimi. Una cosa è la cosa fisica, una cosa è la cosa spirituale, ma coincidono in qualche modo. Dunque, la comprensione delle scritture porta alla comprensione di chi è Cristo e a riconoscerlo. Allora, se noi vogliamo comprendere Cristo e credere a quello che lui dice, dobbiamo essere infiammati dal suo spirito, ma attraverso la conoscenza delle scritture. E questo è importantissimo. Che cosa avviene dunque con la scrittura? C'è un incontro fisico e un incontro spirituale. L'incontro fisico non è sufficiente per riconoscere Gesù. Finché non c'è questo incontro spirituale da lì dentro, non riescono a riconoscere che è Lui. Quando il cuore è incendiato dalla scrittura che fa capire che tutto quello che è avvenuto doveva avvenire, comincia a scoccare una scintilla più forte e mentre spezza il pane, un segno che probabilmente conoscevano, o lo avevano visto fare in un certo modo, lo riconoscono. Il che vuol dire
in soldoni, non basta entrare in chiesa materialmente per incontrare Gesù, bisogna che ci sia un riconoscimento che avviene attraverso la comprensione della storia, tutta la sua storia, quello che lui ha fatto, e l'ascolto della parola, perché l'ascolto della sua parola, del Vangelo, porta degli effetti spirituali, e allora in noi ci può essere anche un incontro spirituale di riconoscimento di Gesù. Allora intellettualmente capiamo le parole, ma quando sentiamo nel cuore la volontà, un impulso al bene, all'amore, al perdono, a un senso, potrei anche dire, di ottimismo nella vita anche quando tutto va male, o di forza interiore per superare quello che fino a quel momento ci aveva ammazzato come qualcosa di troppo pesante, qui c'è l'incontro col Cristo. Abbiamo anche noi dei segni che dobbiamo imparare a riconoscere e a insegnarli agli altri a riconoscere. Non basta dunque una preghiera materiale, che si chiama vocale, deve esserci anche una preghiera interiore, spirituale, perché in questo modo avviene dentro di noi, attraverso ciò che facciamo di esterno, di materiale, qualcosa che è spirituale. Le due cose purtroppo possono rimanere separate, divise, se non c'è una buona disposizione al raccoglimento, la buona intenzione e tante cose che occorrono. Poi avviene questa cosa, ma la chiave è la parola di Dio, per incontrare Dio stesso, non solo con la testa, ma con lo spirito, con la sua stessa presenza. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.